da Leo e loro lo facevano a quattro persone, no, a quattro, a tre persone, una persona che faceva le domande e le altre due che rispondevano. Noi lo facciamo addirittura a quattro con una persona fuori campo. Maver, saluta, ciao. Ma perché non lo so, perché non si merita di stare qua nel divano. Il divano è mio bello. Ma non c'è spazio sul divano. Ma io non voglio omologare, io sono lontana, sono superiore. Sì. Scusa, poveri, non ci presenti però. La boss sempre non ci presenta, oh, è la seconda volta, non ci presenta. Che cazzo siamo, scusa? Allora, abbiamo Maver. Ciao, ciao. Nigel. Oui. E Federico. Oui. Vedremo chi risponde meglio sulle domande su di me tra il mio migliore amico, la mia migliore amica e mio fratello. La cosa divertente è che suo fratello è quello meno quotato alla vittoria. Cioè, nel senso, dipende dalle domande. Quanti anni hai? 20. Inizia benissimo. I miei rivali. Allora, vai. Io farò, ho creato una ruota di, che non si vede, una, non si vede un cazzo. Una ruota di quiz di 22 domande che verranno scelte 10 casuali tra queste. Ma stai facendo la registrazione schermo? No. Sì. E devi fare la registrazione schermo tu? No, si fidano. Fidatevi. Vai della domanda numero 13, vai. Dai, della domanda numero 13. Partiamo dalla prima domanda, così iniziamo. No, ancora. 16. La domanda. Ok. Ah, ok. Come mai mi chiamo mucca carnivora? Allora. Perché, ovviamente. Ah, dobbiamo prenotarci, come cazzo dobbiamo fare? Chi prima arriva meglio alloggia? Io non lo so tanto. Io credo di ricordarmelo, forse no. Allora, ha iniziato lui, quindi. Allora, tu ti chiami forse mucca. Mi ricordo, Shushu. Mi ricordo. Tu ti chiami mucca carnivora, perché ovviamente nella tua vita tu amavi mangiare la mucca. Mamma mia quanto è buona la mucca, mamma mia. Però dato che però eri una mucca, perché mucca mu, perché c'è la mucca che fa mumu, ma una fa mumu. Sì, a parte le cazzate, Perché? Perché le mucche possono sentire il gusto umami della carne. No! No! Per il morbo della mucca pazza. No! Perché una volta perché ero... sei ritardata, no, no. Non volevo dire la parola con R, scusate. Perché sei inve- No. La risposta è molto semplice. Quando andavo in terza in fine seconda media, inizio terza media, una mia amica mi disse che doveva aggiungersi al gruppo, alla mia classe, e io le dissi che c'erano delle persone che odiavo così tanto che dovevano essere mangiate da delle mucche carnivore, così a caso. Ed è così che nacque mucca carnivora, perché poi inizia a essere un meme e... È diventato ancora più un meme oggi, dato che c'è il nome carnivora e te le carni non le mangi da più di un anno. È vero. Vai. Prossimo. La mia l'abbiamo cannata tutti. No, a una è una cazzata. Lo so che sei bella nel ricordo. Quando è il mio compleanno? Aspetta. Vabbè, questo lo so pure io. Cioè, aspetta. 0403. Beh, oddio, 0304. Appunto. A meno che non sei americano. Io sono americano. Non urlate però. Scusate. Comunque non è completa la risposta, perché è 0304 2003. Devo mancare la risposta. Raga, 3 aprile del 2003, dai, lo sappiamo tutti. Facile. Questo. Sì, lo sappiamo. L'abbiamo festeggiato l'altra settimana. 1 e 2. Sta andando in ordine. 16, 1 e 2. Vai. Qual è il mio colore preferito? Ding, verde. Bravo. Lo so. Okay. Sono pure io questo cazzo. Che è molto fuorviante, devo essere onesto, che il tuo colore preferito è il verde, perché io ti associo più al viola. Personalmente io. Il viola è il mio colore preferito. Sì, il tuo colore. Ma io lo associo a lei. Il viola è più bello. Io no. No, è che io associo a lei il viola. Tu in verità associo il colore dell'oro. Il colore oro. A te associo oro. A te invece associo lilla, sì, a te associo lilla. Fantastico. A me associo la merda. Ma sta andando in ordine.
se dobbiamo fidarci. Ha fatto 16? Ha fatto 16 per prima, poi. Vabbè, di sta domanda. Di sta domanda. Qual è il mio animale preferito? Merda. Il muro. No. Io mi immagino adesso il muro. Un muro come quelli di Steven Universe. Oddio, mio. L'oxiloquintle è quello della nostra voce fuori campo. No, qual è quello della nostra voce fuori campo? L'axolot è quello della voce fuori campo. L'axolot, sì. Che cazzo è tutti questi animali che c'hanno i nomi aztechi? Il Quetzalcoatl. Ok, io ho cantato. Spedrigo pure. Il bellissimo Nigel. È fantastico Gecko Leopardino. No. Camaforte Guino, vaffanculo. L'orangotango. L'orangotango. Il primo animale che ho adottato con WWF è un orangotango perché è il mio animale preferito. Ok. Vorrei solo dare una nota. Stiamo facendo pena, ragazzi. Voglio solo fare una nota. La voce fuori campo quasi non voleva partecipare a questo quiz per aver paura di cannarle. Sei contenta ora che le stiamo cannando tutti? 5. Oh. Abbiamo saltato il 4. Vai. È Shin. Ah, questo è difficile. Primo spettacolo teatrale a cui ho partecipato. Sì. Non credo che sia. Vabbè, diciamo, voglio a fare. A cui hai partecipato come attrice? Come attrice. Non sarà mai stato Chris. Io no. È quello delle favole. No, ce n'è uno che ancora prima. Che dovevi partecipare anche tu, ma non ci hai partecipato alla fine. Si sta aspettando. Non lo so. Si aspetta. Ok. dobbiamo controllare. Scusate che ci abbiamo. Allora, sicuramente era quando stavi alle elementari. Sì, quarta elementare. Quando fai. Non mi ricordo uno che dovevo partecipare pure io e poi a cui non ho partecipato. Oh. Peter Pan. No, non è stato il primo. Sì, è stato il primo. No. Il primo è stato. Quello delle favole è stato il tuo. Tu hai fatto. Non è stato il mio primo quello. Non è stato il tuo primo, ma è stato il tuo. E l'hai fatto tu delle favole. Io delle favole non ho partecipato. Ma qualcosa hai partecipato? Se contiamo le recite delle elementari, sì. C'è quello di Maria Giuseppe in cui facevo la. che ruolo? No, adesso voglio sapere che ruolo facevi. La contadina. Magnifico. Vestita tutta con gli strass. Che non era una contadina, era uno strass. Volete sapere una cosa divertente? Per Natale, la scuola dove andavamo tutti noi, faceva per la chiesa una piccola rivisitazione del Natale, cioè del presepe umano in generale. Quando più o meno avevo io, voi forse, te forse non eri nata, voi avevate 2 anni circa, io sono stato scelto come bimbo Gesù. Io ero nella mangiatoia al centro. Se riesco a trovare una foto, non credo prima che pubblichi questo video, riesco a trovare una foto, però c'ero io come bimbo Gesù. Ma che carino. Io non so se ai nostri signori spettatori interessa. Vabbè, sti cazzi. Prossimo 7. Il mio numero fortunato. Ah, questa la sapete. Quindi chi è più veloce? Vai. No, qual è il mio film Disney preferito? Dinga, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ho detto Dinga. No, non è Alice quello. Non è Dinga, Coco. No. Merda. No, aspetta, non è quello è mio, però raga. Io ho un tatuaggio in memoria di questo film. Ah, il credo del tesoro! L'abbiamo detto insieme. Ho realizzato è vero, me lo ricordo pure il perché. Esatto. Ok, sì, no, è tenerissimo il perché. Sì, lo ricordo anche io. Se vuoi non lo diciamo, tranquillo. Lo potete dire? Perché lo vedevi con il tuo papino. Sì, è un da barato. Antonio. Prossimo. Quello me lo ricordo pure io. Fede, 14. Fede, sei bello, dai, questo è il tuo pregio. Sì. Appello di che quando ho aperto il mio canale YouTube. Aspetta, quando hai caricato il primo quando video? Quando ho caricato il primo video? 7 gennaio 2019, sì. Io so che è 2019. Non è 2019, 2020. È 2020. Cazzo, okay. Però è 7 gennaio. 7 gennaio, grande, sì. Grande, come mi ricordavo. Che numero è di domanda era? 14. Ma non hai saputo sì o no? Armand? Sì, sì, ha indovinato. Woo! Qual è il mio video più visto? Ding, quello della nostra. Non è tuo Ding però, cazzo. Dovete dire il titolo esatto, comunque lo so io. Anch'io lo so, non so il titolo esatto. Ma che non so il titolo esatto? Ding è quello della Monster. Come non creare una maschera con le Monster. Una Monster Mask. Ecco.
Ho capito il titolo esatto. Ha vinto Federico perché è stato il primo a dirlo. Ha detto perché ho detto Ding. Sì, ha detto Ding soprattutto. Ma che? No, dobbiamo dire Ding, ragazzi. Dobbiamo dire Ding, se no. Scusa, ma quando abbiamo detto il planeta di Zombie abbiamo fatto Ding. È perché avevamo fatto Ding prima io, poi te, e poi è venuto un momento catartico. Sì, no, perché semplicemente abbiamo fatto Ding e abbiamo sbagliato. Questa mi conto 0,5. Perché la risposta l'ho data meglio. Salty be like. No, no. Oh, stanno mettendo il punteggio. Metti subito il punteggio. Stanno mettendo il punteggio. Ah, 0,5. Vabbè, rosicona. La che anche perché io l'ho detto poco dopo di te, perché ho passato un po' di le cose Ding. Dove stanno? Mentre lo stai dicendo, io stavo dicendo Ding. Non rubare le cose. Non ne ho notato. 11. Oh, questa tu la devi doversi sapere, loro non so se la sanno. E dilla. Quanti gatti ho avuto in tutta la mia vita? Ding. 7. No. Ding. Contando anche quelli che stavano fuori dalla porta. Ah, vabbè, quelli che allora, stavano fuori dalla porta. Macchia Stella, Zampa Miao, poi vabbè, Polluce, Castore, Polluce, Castore, Cheryl, Vittoria, Catmoo, Aria. Ne manca uno. E perché cazzo glielo dici? Gli devi dire un numero. Ne manca uno. Manca uno. Allora sono nomine, allora sono 9, cazzo, l'Ucraina. Sono stupida. 9. 9. Bravo Fede. Qual è il nome dell'uomo? Susino. Susino. Non me lo ricordo. Susino è quello che è l'unico a cui ho dato il nome io. Susino. Perché aveva la coda mozzata e gli sembrava una Susina e quindi l'ho chiamato Susino. Ah. Comunque 9. Dato risposta. Lo crei, hai dato una risposta gratis. Esatto. Nel senso, grazie per il punto. Quanto stiamo? Sì, ha detto fanno solo 10. Vai, continua. Qual è il mio anime preferito? Aspetta, anime conta anche animazione generale? No, anime. Oh, anime giapponese. Anime giapponese. Tu ti guardi anime? Ding, Berserk. Bravo. Cazzo. No, io non accetto Berserk come anime, scusate, per me è un manga. Per me è un manga. È un anime dove è stato tratto un manga. Cioè, cagare l'anime. Il contrario, Berserk. È un questo manga è un dove è stato tratto l'anime. Questo è un cazzo di capolavoro. Non è neanche scriptata sta nessuno cosa. Nessuno mette in dubbio, posalo. Ultima domanda a cui voglio la risposta di tutti, questa volta non vi farò. Domanda extra. Domanda extra. Anche perché io e Fede siamo pari. Già. Come si concludono tutti i miei video? Ne avessi visto uno in vita mia. Grazie a tutti per aver visto. Ricordatevi sempre che le mucche carnivore vi osservano sempre. Vi osservano. Osservano sempre, grande. Dai, ha vinto sto coglione qua. Non è che perché sono schiavo suo e soprattutto ho visto più video suoi, ho partecipato a video suoi. È difficile aver visto meno video di me considerando che io sto a zero. Allora, punteggi finali. Io 4, bronzo, Nigel 5 bronzo, e io a 2,5. Che bello essere arrivati terzi in una competizione di 6 in 3. Federico 4 e Nigel 5. Quindi ti conosco. Abbiamo questo video con Nigel che ha dimostrato di conoscermi più di mio fratello. Di un punto. Di un punto. Però posso essere onesto, io la conosco bene da 6 anni, te da 20. Quanti anni hai? 20. Inizia benissimo. Vabbè, concludiamo questo video. Ricordate che le mucche carnivore vi osservano sempre, anche mentre fate domande ai vostri amici. E amico a chi? Moderiamo le parole. Ciao, ragazzi.